Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Domenica con Gasi anche oggi con voi. Non riesco a farvi il preambolo perché non ho stampato le mail, ho sul computer, anche perché non sono riuscito a leggere molto in questa settimana perché sono stato subissato dal lavoro. Chiaramente mancando i 3 giorni di settimana scorsa dall'auto Promotech di Bologna è stato un delirio, è come se fossi stato via praticamente, non dico un mese ma quasi. Quindi abbiamo avuto veramente, veramente una giornata, una settimana pesante, davvero, credetemi. Poi ieri, che era sabato, ma voi chiaramente il filmato lo vedrete non settimana questa che arriva, ma l'altro, sono venuti i miei amici della Casa della Chiave di Treviso, abbiamo registrato una puntata molto, molto interessante, molto tecnica, che potrà interessare a molti di voi, con varie problematiche di varie auto. Abbiamo cercato di mettere insieme qualche soluzione che può essere sicuramente una puntata veramente interessante. Loro sono molto professionali, oltre che essere veramente degli amici, e vedrete, ne verrà fuori veramente una bella puntata. Abbiamo finito davvero tardi, considerate che ieri mattina, come tutti i sabati, io ero aperto, loro sono arrivati, ho smesso alle 12, 12 e mezza, loro sono arrivati intorno alle 2 e alle 8 e mezza di sera, un quarto alle 9, eravamo ancora qui che stavamo finendo una macchina. Quindi purtroppo è stata una giornata abbastanza pesante. Oggi sono un pochettino così, devo fare anche delle altre cose perché non sono un alieno, vivo anche ogni tanto. Comunque, a parte gli scherzi, vi voglio ricordare un bel evento che l'ho già detto domenica scorsa, però lo ripeterò anche questa domenica e anche la prossima. È un bel evento per stare in compagnia, dura 2 giorni, cioè non sono collegati i due eventi, sono nello stesso luogo. Uno è il sabato 25 di giugno, l'altro è la domenica 26. Il sabato 25 è un ritrovo serale, quindi si fa un piccolo aperitivo e poi ci saranno delle piccole prove a tempo. È una sorta di mini raduno, chiamiamolo così. Invece domenica c'è proprio un bel evento, è un ritrovo più che un raduno che effettuiamo da tantissimo tempo. Siamo stati fermi 2 anni, 3 anni del Covid, 2 anni, e mi è mancato. Quindi non è un evento che organizzo io, lo voglio dire. Io partecipo proprio solo come amico. Vi sto aiutando a pubblicizzarlo perché è una cosa veramente che merita, come tutti gli eventi, eh. Però qua ci sono particolarmente legato perché a suo tempo è stato uno dei primissimi raduni a cui ho partecipato, anni e anni fa. È un raduno un po' diverso dal solito perché si può anche un po' sfoggiare le prestazioni della macchina, che a mio avviso è bello. A dispetto di tutti quelli che dicono che io non uso la macchina e la tengo sotto una campana di vetro, è vero, però quando la uso ci picchio dentro, quindi recupero tutto quel momento che è stato ferma. Ma comunque, è un bel evento organizzato e anche a scopo benefico, tra le altre cose, ma è organizzato veramente, veramente con passione e con cuore. Proprio credetemi, partecipate perché ne resterete veramente soddisfatti. Vi lascio i link in descrizione di Lorenzo, di suo figlio, e anche di un altro ragazzo. Ci sono i numeri di telefono, ci sono le mail, quindi se avete bisogno prenotate perché chiaramente sì, c'è posto, però non è che abbiamo un piazzale, è un piccolo paese perché comunque è a Torrevecchia Pia e Zibido all'Ambro, quindi diciamo sono quei due paesini lì in provincia tra Pavia e Milano, quindi insomma non è grandissimo, anche il paese chiaramente devono organizzarsi per far da mangiare perché è tutta una cosa a livello amatoriale amichevole, quindi avvisate gentilmente se siete interessati, avete la vostra Youngtimer, macchina storica, quello che preferite, macchina sportiva, è un piacere avervi in compagnia, sarà sicuramente un'occasione per, io ci sarò tutti e 2 giorni, la sera del sabato e la domenica, ma sarà sicuramente un'occasione bella per stare insieme, speriamo nel tempo che faccia un caldo come oggi e basta. Allora, cominciamo dalla risposta che purtroppo sono un po' latitante ultimamente, mi dispiace, non riesco a far stare bene sti fogli qua, vabbè. Sul gruppo Facebook dei fan del Gasi Garage, ogni tanto, più che ogni, postano delle cose molto interessanti. Questo ragazzo ha fatto una domanda che può sembrare ovvia, ma non lo è. Infatti io ho risposto, purtroppo molte me le perdo perché non ci sto dietro, non ho tempo. E ha scritto una cosa molto interessante che ho detto non è da rispondere su Facebook, ma sarebbe da affrontarlo questo argomento, più che altro per rispondere a lui e rispondere anche a molti di voi. Comunque lui ha chiesto: ciao ragazzi e ciao Gasi, ho un tarlo che mi rode. Come può una serie speciale della Delta valere come una casa? Per me è una Delta a cui hanno fatto delle modifiche estetiche e basta. Non è un'auto prodotta in 100, 200, 300 esemplari. Vedi Stratos 037 S4. Questa è un'auto prodotta in migliaia di esemplari, di cui qualcuno di quel colore e con quegli interni ha una targhetta con il numero.
Se qualcuno mi può chiarire come può un auto del genere avere questi prezzi, ve ne sarei grato. Allora, le ragioni sono tante. La prima, purtroppo, e questo uso questo termine, è la speculazione. La seconda è che una Delta, parliamo della Delta, una Delta serie numerata costava molto di più di una Delta normale. Considerate i 55-60 milioni di un Evo 1 normale e considerate i 70-72-73 di una Martini o di una Dealer Collection. Quindi parliamo di una differenza del 20-30%, tra virgolette, sulla stessa automobile, perché comunque la Evo 2, che usciva già con l'aria condizionata, aveva i sedili alti, era ancora più simile alle edizioni limitate che poi hanno fatto. Sulla Evo 1, bene o male, arrivano l'interno basso, le Evo 1 normali, quindi avere l'interno alto, come può essere la Verde York, che aveva quell'interno bellissimo beige, la Martin, erano delle edizioni molto particolari. Però chi è che all'epoca spendeva? Voi dovete sempre inserirvi, attenzione quando si giudica qualcosa, qualsiasi cosa, un film, una persona, un'automobile, un fatto. Bisogna sempre inserirsi, cercare di inserirsi, perché non è facile, nel periodo storico di appartenenza. Perché nel 92, nel 93, non esisteva il collezionismo. Sì, forse qualche Ferrari mega galattica, ma non c'era il collezionismo. Rispetto a oggi siamo a 1 a 20 come proporzione. Quindi non si pensava a dire che bello, questa macchina qui la tengo negli anni, varrà. Sì, forse qualcosina, ma c'è stato un periodo buio enorme per queste macchine, anche quelle numerate. Quindi il discorso qual è? Non c'è una risposta ben precisa. Sta di fatto che tutte le macchine con le serie numerate, quel modello, quella serie, vale molto di più delle altre. Se ci pensate però, quanta gente era disposta a spendere il 20-30% in più per avere la stessa macchina all'epoca? Pochissimi. Pochissimi. Perché magari con due soldi in più comprano un'altra auto, ma non una Delta migliore, perché non esisteva, proprio un'altra automobile. A differenza della Delta, sempre per stare in casa Lancia, ma potrei fare l'esempio di Mercedes o BMW, cioè voi prendete la Tema 832, costava esattamente il doppio della Tema IE normale, va bene, ok. Ma se voi prendevate una Tema IE Turbo, che già era un top di gamma, perché all'epoca nell'86 c'era o la IE Turbo o il PRV, quindi la 6V, o la Tema 832. Parliamo di e-turbo, quindi 2000. Voi li mettavate un interno in Alcantara un po' bello, non dico il tetto apribile, l'aria condizionata, il motore turbo, quindi la e-turbo, vi assestavate a metà tra la e-normale, la e-turbo e l'832, quindi non costava più il doppio di un'altra. Ma fra una Tema e-turbo e la 832 nell'86 c'era un abisso pazzesco che giustificava molto di più la differenza di prezzo fra una Delta Evo 1 e una Martini, che è la medesima macchina, perché la Martini ha lo spinterogeno, quindi non è un Evo 2 che ha le bobine, quindi ha una catalitica e un'altra cosa, è sempre un Evo 1, ha l'interno più bello, ha l'aria condizionata, è la versione numerata, stop. Quindi il tuo discorso di questo ragazzo è condivisibile in parte, però quanta gente ha comprato quelle macchine? Un'altra cosa, il fatto di limitarne il numero degli esemplari è una questione di marketing anche, perché se io mettessi, paradossalmente, è un'ipotesi, perché non ho la soluzione in tasca, io avessi messo disponibile tutte le edizioni limitate senza mettere un numero di esemplari, ne avrebbero vendute molto meno. Per esempio, la Evo 2 è stata prodotta in 1100-1300 esemplari, più o meno. Dell'Evo, o forse qualcosina in più, no, comunque ne hanno fatte molto, ma molto meno di Evo 2 rispetto alla Evo 1. Ma la Evo 2 è a tutti gli effetti una serie numerata, anche se non lo è, perché era acquistabile in concessionaria normalmente, però è catalizzata, cambia il motore, cambia la turbina, cambiano gli interni, è condizionata, l'interno alto, ha i cerchi da 16, quindi è molto più simile a una serie numerata di quanto potesse essere una Evo 1 rispetto a una Verde York, per intenderci, no? Ok. Ma ne hanno vendute molte, ma molte di più. In proporzione delle serie numerate, ne hanno vendute di più. Perché se io dico, in proporzione naturalmente, ci sono 400 pezzi, chi è lì per comprarla non se la prende con comodo e dice, cazzo, la voglio, per dire, no? Invece delle altre, ma sì, dai, posso comprarne
posso comprarla quando voglio, magari mi passa anche la voglia. Quindi il fatto di selezionare, lasciando perdere come può essere la Delta Club Italia, che ne hanno fatte pochissime, però parliamo di edizioni numerate che ne hanno fatte 200-300, sicuramente il fatto di mettere un numero limitato di esemplari è comunque una scelta di marketing. Quindi questo già invoglia a comprarle, a venderne di più su quel numero lì. Poi bisogna vedere quante ne sono sopravvissute. Sta di fatto che tu dici, ok, la versione normale mi è stata venduta in migliaia di esemplari, ma se consideri che cosa vale anche la versione normale, bella, lasciando perdere la Martini, che è dedicata ai campionati vinti, però anche le altre valgono dei bei soldi. Quindi non è che la versione normale non vale un cazzo e quella numerata vale una follia. Non è così. Quindi sicuramente la differenza c'è tanto. Il discorso della Stratos 037 S4, io ti posso rispondere dell'S4. Quando hanno fatto i 200 esemplari, li hanno dovute destinare alle concessionarie quelle macchine lì, perché non riuscivano a venderle. Non piaceva quella macchina lì, era una macchina estrema. Ma chi aveva i soldi per comprare un S4, che poi comunque alla fine le hanno svendute, comprava un'altra macchina, tipo un Ferrari, ma non dico un Porsche, ma comunque una macchina del genere, perché comunque era una macchina bellissima, ma molto più limitata, molto più estrema, quindi scomoda. Aveva 250 cavalli, andava forte, però con quei soldi lì si poteva comprare un'altra automobile, e all'epoca è stata fatta questa scelta. Oggi valgono uno sproposito. Il tuo ragionamento, ne hanno fatti migliaia di esemplari, ti riferisci alle Delta normali, è vero. Però è come la 500 tributo Ferrari, la 500 Abarth, tributo Ferrari, tributo Maserati. Valgono di più di quando sono uscite. Ma quando è uscita la 500 tributo Ferrari, costava molto di più di una 500 Abarth normale. Quindi quanta gente c'era disposta a spendere quell'importo per avere i cerchi, il colore, la targhetta? Poche. Quindi questa gente che l'ha presa e l'ha tenuta a scopo collezionistico ha fatto un investimento. Questo è normale. Le Giulia, adesso, hanno fatto le edizioni limitate della GTA, GTAM. Questo è uno sproposito, quelle macchine lì. Ma è una Giulia quadrifoglio, che è una macchina eccezionale. Ma non è che una monta un 4 cilindri e l'altra c'ha un V8. È una questione anche di marketing, di edizioni limitate. Ma è normale. Quindi, questo discorso qua, è chi vuole una Delta unica prende una Delta numerata. Su questo non ci piove. Ma hanno avuto i pareo di bui anche loro, vi garantisco, perché una volta, lasciando stare la Martini, che anche quella non è che ci si ubriacava, ma come si chiamano? In parte anche le Direct Collection, ma le Verde York che erano bellissime, che erano giustamente Verde York, con l'interno beige, stupenda, valevano poco di più di un Evo normale, Oggi vai a prendere un Verde York bello, con il suo interno originale, anzi, parentesi, valgono molto perché è anche molto più difficile mantenerle originali. Quell'interno lì, con le scritte HF serigrafate, stampate a caldo, in grassetto, quindi c'è in rilievo, scusatemi, non è semplice. Quindi mantenere in buone condizioni e bella una Evo 1 era più semplice. Per i cerchi, vuoi per l'interno, vuoi per tutti i particolari del condizionatore, quindi tante cose danno il giudizio all'auto. Come è arrivata bella ai nostri tempi, un'edizione limitata vale molto, ma molto di più. Questo è per rispondere a una mail interessante, un post interessante su Facebook. Ora, allora, ho pescato questa mail perché questo ragazzo ci aveva già scritto della 156 qualche settimana fa. Sì, prima ancora che facessi la pausa, che poi è durata poca roba. Comunque, siccome era bello, perché qua raccontava le fregature che ha scampato, e siamo in tema di fregature perché mi vengono segnalate di continuo, finché la gente continua a non fare controlli sulle macchine, spero che il mio canale qualcosa abbia insegnato. Allora, ciao Gabri, sono un ragazzo romano che ha raccontato la sua vicenda in merito alla 156 2005-2006. Quello che voleva comprare la macchina, ma poi il tizio prima, il genero, voleva comprare la classe A, con i soldi del suocero, poi ha alzato il prezzo, poi l'ha alzato ancora, poi non la vende più. Comunque, ti ringrazio.
Purtroppo le vetture in vendita sono sempre state molto poche e quasi tutte in pessime condizioni. La 156 prima serie, peraltro, ha un difetto che permette immediatamente di capire se in passato è stata incidentata. Il supporto dell'airbag del volante attorno alle razze si slabra irrimediabilmente in caso di scoppio dello stesso e non è possibile riportare la plastica slabrata nella posizione originale. L'unica soluzione è cambiare l'intero volante, ma anche in tal caso, per un occhio esperto, è facile capire se il volante è stato sostituito perché si notano delle differenze cromatiche tra il volante e il resto della plancia, soprattutto nel caso del volante di legno. Per me è relativo, perché bisogna vedere quanto è stata al sole la macchina. Io, per esempio, ho un volante bellissimo che non vendo, che era di una 156 2004 JTD, che abbiamo demolito tanti anni fa in seguito a un sinistro, che aveva 38.000 km nuovo, comprensivo di airbag, però la radica intorno, che poi è la stessa che lui si riferisce, del tunnel centrale, non è che si scolorisce in particolar modo. Quindi, certo, magari se la macchina sta fuori 10 anni, io gli do il mio volante, forse si vede, però secondo me non è... Secondo me si può sostituire il volante per chi volesse fare questo discorso qua. Comunque, quelle poche in ordine che comparivano inserzionate poi erano tutte dislocate nel nord Italia. Per me, che sono di Roma, è più difficile rispetto a un residente del nord, e questo gli do ragione, questo gli do veramente ragione. Organizzare un viaggio, portarmi appresso il mio meccanico di fiducia, che è sempre oberato di lavoro, su questo gli do perfettamente ragione. Nell'autunno del 2015 mi imbattei in un annuncio di una vettura a Roma. L'unica in tutto il centro Italia era inserzionata da un commerciante di auto usato. Ovviamente nella descrizione vi erano solo lodi. Unico proprietario, appena 120.000 km, ottimo stato, bisognoso solo di un tagliando. Prezzo ben superiore alla media dell'epoca. La 156 era blu scuro con interni in pelle beige e finiture in legno. Presi appuntamento e mi recai con mio padre e il mio meccanico di fiducia. La 156 era parcheggiata nel centro del piazzale del concessionario. Si presentava tutta tirata a lucido, appena lavata, con cofano gli sportelli e bagagliai aperti come se fosse un'auto da esposizione. E soprattutto era già in moto, con il motore caldo. Dallo scarico non sembrava uscire fumi preoccupanti. Io francamente rimasi stupefatto, ma il mio meccanico, che aveva un occhio più esperto del mio, disse subito: «Qui la cosa mi puzza», e infatti puzzava tremendamente. Appena giunti si presentarono due bei venditori a sperdicarci le lodi di questa vettura. Ok, decantarla. Nel mezzo di questi elogi, il mio meccanico, dopo aver controllato il vano motore, disse: «Il vano motore è troppo pulito e ricoperto di brina. Sembrava lavato da poco, con la lancia a pressione. Non è che lo avete lavato per nascondere perdite d'olio?» I due commercianti, accortosi che un meccanico, risposero che era un atto di cortesia per il potenziale acquirente. Sono gentilissimi, bravi, forse. Il mio meccanico insistette: «Vedo che i flauti dell'iniezione, che sono dorati, e i collettori cromati hanno dei micro punti di ruggine. C'è ruggine anche nei punti nascosti attorno ai supporti motore. La macchina deve essere stata tenuta ferma per anni all'aperto in una zona umida. Se è stata ferma così tanti anni da far ruggine sui collettori, non oso pensare poi alle condizioni delle cinghie». Uno dei commercianti allora, con un'abile mossa... Oddio, ho schiacciato un bottone. Vedete che è meglio il foglio di carta per me? Porco boia. Ok, cercò di tenere il meccanico lontano... Uno dei commercianti allora, con un'abile mossa, cercò di tenere il meccanico lontano dalla vettura, mentre l'altro riempì di chiacchiere me e mio padre, cercando di convincerci che questa macchina era un affare, che si sarebbe rivalutata nel tempo, che poi è vero. Bastano pochi ritocchi di manutenzione ordinaria per renderla perfetta, e poi, una volta goduta, ve la rivendete al doppio. Fra poco queste vetture si rivaluteranno un botto. Questa 156 è un assegno circolare, e qui gliela do buona. Solo che i commercianti devono prendere e vendere, prendere e vendere. Io, quando facevo così all'epoca, la macchina me la prendevo e me la tenevo e l'ho messa via, e molte ne ho ancora adesso. Osservando la carrozzeria ci accorgemmo che il tetto sembrava leggermente scolorito e ritinteggiato alla bene meglio. «È colpa del sole, la macchina è rimasta per tutta l'estate nella piazzuola», disse uno dei due. «E che basta un'estate fuori per ridurla così?» rispose il meccanico, che nel frattempo si era divincolato. Ormai, capita l'antifona e perso interesse per la macchina, decidemmo di continuare a visionarla solo per curiosità di capire quali fossero le vere magagne che la affliggevano, senza contare che volevamo vedere fin dove erano capaci di arrivare i venditori. C'hai voglia. Ci avviciniamo agli interni, che ad onor del vero sembravano immacolati. Tuttavia l'airbag del volante era palesemente slabrato. «Questo deve aver avuto un incidente», mi sussurrò il meccanico. «Voglio capire dove è stata presa la botta».
Continuando la visione, ci accorgemmo che per aprire e chiudere gli sportelli serviva troppa forza. Una volta chiusi, era come se ci fosse un effetto ventosa che rendeva difficile riaprirli. I commercianti allora, con fare sospetto, cercavano di distogliere la nostra attenzione sulla macchina. Prima che gli riuscisse, il meccanico ritornò a osservare il tetto. Qui non è scolorito, è pieno di stucco steso male e ritoccato con la bomboletta spray. Beh, magari la bomboletta no, perché sennò l'avrebbe vista anche il ragazzo. Però magari è stata verniciata male, c'era parecchio stucco sotto. E i commercianti? Ma no, è che gli è caduto sopra un lampione 2 settimane fa, quando ho fatto il nubifragio. Sai com'è? Qui a Roma ogni volta che piove cade di tutto. Non gli è mica caduto sopra un albero. E poi è stato tutto riparato alla perfezione. Come no? Questa macchina deve aver cappottato. Qui la scocca è deformata, altrimenti gli sportelli non faticherebbero così tanto ad aprirsi. Ammesso che sia riparabile, la spesa sarebbe elevatissima, rispose il meccanico. Allora subito i venditori, mostrandosi per quello che erano, vi facciamo un prezzo eccezionale, a costo di rimetterci. Basta che te la porti via. Il mio meccanico, ma neanche per sogno, in questi casi è facile andare sul penale. Magari esce pure fuori che circola con un'altra macchina identica con gli stessi numeri di telaio e motore clonati di questa. Beh, qua stiamo andando oltre. E ci becchiamo una denuncia per incauto acquisto se ci va bene, o peggio per ricettazione e riciclaggio se va male. Volete un consiglio? Rottamatela. Vabbè, parliamone, la facciamo a pezzi per ricambi. Così rispondemmo e ce ne andammo ben contenti. Guarda caso, il giorno stesso l'annuncio fu tolto da internet. Finì smaltita da qualche parte e smembrata per pezzi di ricambio. Perfetto. Dubito fortemente che siano riusciti a sbolognarla qualcuno, se non per qualche operatore che l'avrà radiata per rivenderla a pezzi. Della storia del proprietario che non voleva venderla ho già scritto. Nel corso del tempo, non riuscendo a trovarne una, provai anche a far girare la voce fra privati, ma senza esito. Del resto, quando ci si accorge che si sta cercando un modello con tanta passione, i proprietari cercano tutti di spillarvi prezzi più alti possibili. Un privato addirittura mi chiese 18.000 euro per una 156 2005 priva di originalità. Assetto da corsa, molle ribassate regolabili, barra duomi sull'avantreno, minigonne aggiunte della GTA, cerchi da 18, improbabili, replica GTA, scarico in inox tamarro, ovviamente iscritta ASI, con CRS annotato sul libretto. Questo tizio lo mandai gentilmente a quel paese. Trascorso un po' di tempo e finalmente capitò un altro annuncio che sembrava interessante. Era il 2018, la vettura era in contovendita presso un concessionario del Nord Italia, unico proprietario, del Centro Italia, scusate. Unico proprietario, chilometraggio certificato, bisognosa solo di manutenzione ordinaria e di un tagliando. Feci telefonare al mio meccanico, ma era un giovedì mattina. La vettura era di un medico anziano, agli eredi non interessa e vogliono venderla. La macchina è sana e in ottimo stato, mai passata a gas. Va solo cambiata la cinghia di distribuzione e vanno risistemati alcuni graffi e bozzetti da parcheggio. Roba da poco conto. Gli eredi chiedono solo 4.500 euro perché vogliono venderla in quanto è troppo onerosa come spese. Fissammo subito un appuntamento per il lunedì successivo. Tuttavia, la sera stessa del giovedì, il venditore ricontattò il mio meccanico. Guarda che c'è un problema. Ho ricevuto la richiesta da un altro cliente che verrà domani pomeriggio a vederla. È seriamente interessato a comprarla perché ne sta cercando una da tempo. Se volete davvero averla, vi consiglio di venire domani mattina stessa e bloccarla. Capì subito che c'era qualcosa di strano. Sicuramente sta cercando di tirare sul prezzo, magari vuole sbolognare subito la macchina perché ha qualcosa che non va, mi disse il mio amico. Non lo so, potrebbe non essere così. Ritelefonammo al venditore e gli dicemmo che noi saremmo venuti solo il giorno concordato, ossia il lunedì successivo. Comunque domani avvertici se la macchina l'hai venduta, così risparmiamo il viaggio. L'indomani il venditore non si fece sentire, lo chiamammo quasi a sera e ci disse che purtroppo la macchina era stata venduta. Del resto, chi prima arriva meglio alloggia. Qualche tempo dopo venimmo a sapere la sorte dell'avventato acquirente. Per puro caso il mio meccanico scoprì che il nuovo proprietario aveva portato la macchina appena comprato presso l'officina di un suo caro amico del centro Italia. Questi gli raccontò tutto. Non ha idea di che fregatura il mio cliente si è preso. Il venditore gli ha messo fretta dicendogli che altri clienti erano intenzionati a comprare subito la macchina. Quindi se non la voleva perdere doveva sbrigarsi a comprarla. In sostanza il venditore gli ha fatto il gioco delle tre carte. Gli ha fatto fretta. L'acquirente, poiché anche lui cercava da anni questo modello per collezionarlo, si fece prendere dalla fretta e la comprò a scatola chiusa sotto le pressioni del venditore. Pensa, il venditore non solo non gliel'ha fatta provare, ma nemmeno gliel'ha fatta sentire in moto. Il mio cliente talmente la stava cercando, l'ha presa senza nemmeno farla controllare preventivamente da un meccanico. Il motore ha la guarnizione della testa bruciata, 2 valvole di scarico bruciate e tutte le punterie sfasate.
Strano perché le punterie idrauliche adesso ha bruciato una guarnizione di testa. Non ne ho mai visto uno di USA con la guarnizione di testa bruciata. Però le canne cilindro fanno pietà e non ha un punto dove non ci sia una perdita d'olio. Ma non è tutto. Il passo delle sospensioni sul lato destro è più corto di 3 cm di quello sinistro. Questo è già molto più grave. Ha preso una grossa botta sull'anteriore destro, mal riparata, che ha fatto arretrare di 3 cm l'intero gruppo sospensione con tutti gli attacchi della scocca. La traversa interna sull'anteriore è piegata. Nello stato attuale non riesce ad andare dritta nemmeno sul rettilineo. Occorre un lavoro mostruoso per riportarla in dima. In altre parole, fu un'altra fregatura scampata. Anche questa volta a lei commenti di ogni genere. Un abbraccio, un saluto a tutti. Io dico soltanto una cosa. Perché devi fissarti in questo caso andare a vedere solo nel centro Italia? Vai a vederle anche nel nord Italia o nel sud Italia. Cioè, se cerco una macchina particolare che ne hanno vendute 15, non è che posso pretendere di trovarla a 50 km da casa. Quindi, secondo me, per una persona veramente interessata a questo modello e non interessata solo al prezzo, io avrei girato un pochettino. Capisco che c'è il meccanico e tutto. Magari vado io stesso a vederla. Allora, con tutto rispetto, se la macchina va in moto e gira male, se la macchina ha la ruota anteriore destra sfasata di 3 cm rispetto alla sinistra, non serve un meccanico, potevi andare anche tu a vederla. Secondo me, una visita così ci potevi andare tu. In caso dici, guarda, voglio il benestare del mio meccanico, rifaccio un altro viaggio, butto via del denaro, ma perlomeno vado a fare il primo giro. Capito cosa voglio dire? Lascia perdere questo che ha fatto fretta e voleva che tu andassi il giorno stesso. Se tu fossi andato il giorno stesso non l'avresti comprata perché il tuo meccanico te l'avrebbe sconsigliato, ma forse anche tu stesso ne saresti stato lontano, come sarei stato lontano da quella dei venditori di prima. Quindi, secondo me, questo è un attimino di chiarezza. Allora, passiamo a un'altra domanda. Ciao Gabri, spero che ti sia bene. La mia domanda è, secondo te, la scelta è stata soprattutto utile quella di mettere un 10%, questa potrebbe essere una cosa interessante. Secondo te è utile una scelta sensata soprattutto quella di mettere un 10% di benzina verde quando si fa il pieno su un'auto diesel per pulire in quanto più possibile gli iniettori? Ho letto molti pareri positivi e c'è chi sostiene questa pratica spesso spiega che i pulitori di iniettori che si comprano in giro sono spesso prodotti scadenti e inutili e che quindi conviene direttamente usare la benzina, ovviamente dosata in modo corretto. So che è una pratica che si usa da tempo. Grazie per l'eventuale risposta, buona domenica. Allora, no, io sono uno che lo faceva e qualche volta lo faccio ancora adesso. Allora, innanzitutto il fatto che ci siano dei prodotti scadenti, ci sono anche dei prodotti buonissimi, quindi questo sicuramente. Un 10% di benzina nel pieno è tantissimo, perché adesso se una macchina ha 60-70 litri di gasolio, tu gli metti 6-7 litri di benzina, è tantissimo. Poi attenzione, la benzina sfalda la gomma. Se voi prendete, faccio un esempio, un gommino di un iniettore del diesel, ma anche del benzina, non del benzina, ma anche dell'acqua, e lo immergete nella benzina, il gommino diventa grosso così. Quindi si dilania, si allarga, si sventra la gomma. Cosa che invece il gasolio non lo fa, lo fa pochissimo, anche con gli stessi manicotti dell'acqua. Sì, li gonfia, che è gomma normale, quindi non è gomma da immersione. Voi pensate che la benzina mangia e sfalda la gomma concepita per essere a immersione, quindi tubi benzina da immersione, quindi concepiti per essere messi nel serbatoio. Si sfaldano, marciscono. I supporti di gomma che tenevano le pompe benzina delle nostre macchine nel serbatoio, di tutte le macchine, che lo faceva anche la Polo, si sfaldano con il tempo. Quindi, che sono concepiti per la benzina. Pensate a quello che non è concepito per la benzina, che cosa fa? Ma poi ripeto, il 10% è tantissimo. Io facevo nel pieno di gasolio, ma lo facevo non tanto per pulire gli iniettori, ma lo facevo per una questione di gelo. Quando facevano gli inverni giusti, 20 anni fa più o meno, 15 anni fa, 20 anni fa, si mettevano 2-3 litri di benzina nel pieno del gasolio, perché la paraffina tende a gelare. E quello ti poteva aiutare la mattina. A parte che erano macchine che aveva i diesel all'epoca, erano macchine che forse erano iniezione diretta, ma la stragrande maggioranza addirittura con la precamera, quindi lì proprio gli puoi mettere anche il 15% di benzina. Però anche lì possono rovinare le pompe del gasolio, perché anche le pompe del gasolio del Daily, della Croma, della Tema, consumavano l'albero di spegnimento finale. Quindi tu cosa facevi? Spegnevi la macchina restava in moto. Sfilavi le chiavi, la macchina era in moto. Per spegnere dovevi mettere dentro la quinta, tenere frenato e spegnere la macchina.
Questo non è che succedeva solo perché tu ci mettivi la benzina. La benzina accelera questa cosa, perché la benzina non è lubrificante, la benzina asciuga, la benzina è secca, quindi tende, tra virgolette, a grippare. Questo è il discorso, perché tutti gli organi, come le pompe del gasolio, iniettori, hanno bisogno di una lubrificazione e avviene con il gasolio stesso. Poi non dimentichiamoci che le macchine nuove che io non tratto hanno delle, hanno delle pressioni altissime di bar dentro nelle pompe, che una volta non esisteva. E hanno delle tolleranze minime, 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 cosa che una volta non esisteva. Quindi metterci un altro carburante, gli sfaseresti anche gli anticipi. Quindi, secondo me, spendere qualche soldino in più, come si chiamano? Un additivo giusto, c'è scritto sul retro della scatola la quantità, perché non sono degli stupidi, non è che poi c'è la gente che ci mette tre additivi al posto di uno e dice cazzo ne metto di più, migliora l'effetto, non funziona così, non è che se prendi 5 tachipirine ti passa prima la febbre, no, hai più possibilità di andare al pronto soccorso per un altro problema, quindi non è che uno deve strafare, le cose vanno prese giuste, ok? Quindi io la benzina, 10% poi è tantissimo, perché il 10% non l'ho mai messo neanche quando, ripeto, avevamo il Terrano con le precamere, quindi vai tranquillo che quello lì non l'abbiamo mai messo. Abbiamo messo 2-3 litri di benzina, 4 nel pieno di 70, che era già tanto. Comunque 2-3 litri era la nostra quantità totale. Questo è quello che mi sento di consigliarti. Però attenzione alle macchine nuove, perché secondo me fai più danni che resto. Poi, ciao Gabri, salto inconvenevoli. Ti scrivo dopo aver visto l'interessante servizio presso lo stand della Osram, da te realizzato durante questa edizione dell'Autopromote, che ci hanno fatto trovare i nostri amici, hanno sempre dei prodotti interessanti e sono degli ottimi collaboratori, oltre che veramente degli amici. E li ringrazio e li saluto sempre. L'evoluzione dei fari e delle lampadine è stata davvero impressionante, ed è vero, come perfettamente illustrato dalla vetrina che mostra concretamente le differenze fra le lampade incandescenze e quelle a LED. Infatti era bello quel banco che avevano usato. Qui le mie domande. 1. Per chi è appassionato di auto come quelle che tratti tu, è possibile montare oggi delle lampadine più performanti, siano esse incandescenza o altre tecnologie, in modo da ottenere un fascio luminoso, se non proprio ottimo, almeno discreto? Se penso ai fari delle mie auto, in particolare la Bertone X19 dell'88, quindi è già un 1500 seconda serie, il paragone più realistico che mi viene in mente è quello delle due lanterne perse nella notte. Non va tanto meglio neanche con la Fiat 124 Spider dell'82 o l'Alfa Romeo Spider dell'88. È una miglioria possibile o si rischia di danneggiare l'impianto elettrico? Allora, ti rispondo subito. No, assolutamente, hai due scelte. O puoi montare le Night Breaker, che sono delle lampadine normalissime a incandescenza, ma che fanno più luce del normale, e sono molto buone, ma sono sempre incandescenza. Considera che purtroppo chiaramente dobbiamo basarci sulla parabola che ha la tua macchina, quindi la tua macchina ha una parabola concepita per quelle lampadine. La soluzione seconda, che purtroppo non è regolare in Italia, è montare delle lampadine a LED. Lì l'effetto è il giorno e la notte. Chiaramente il fascio luminoso che tu produci è un'esplosione di luce, quindi non sarà mai perfetto, anzi non si avvicinerà nemmeno alla perfezione di una macchina nuova che, o come può essere la Golf, che esce con i fari concepiti per essere utilizzati per essere LED. Come una volta c'erano i kit aloxeno, se tu montavi un kit aloxeno su un faro che non era aloxeno, non faceva mai la stessa luce e lo stesso fascio di luce omogeneo che può essere su una macchina che usciva con l'oxeno di serie. Ma fra una macchina che ha le lampadine, io perlomeno per quello che posso dire io quando le ho montate sul daily, su una macchina che ha le lampadine incandescenze, magari ha dei lumini da morto perché ormai i fari, anche essendo in cristallo, che questi sono in cristallo, non sono più perfettamente bianchi e trasparenti come erano in origine, tu gli monti le lampadine a LED, anche se non ha un fascio luminoso preciso perché non può averlo, la differenza ti garantisco che è davvero tanta. Purtroppo, è giusto che te lo dica, qui in Italia non sono regolamentari. Poi a me non mi ha mai rotto le scatole nessuno, però è giusto dirlo perché il cliente deve saperlo. Quindi la differenza è tanta. Già con le lampadine a incandescenza, quelle che fanno più luce, hai un po' di miglioria, ma se vuoi una miglioria giusta, visto il costo, io ti consiglio un buon kit a LED loro. Seconda domanda, i fari diurni. In certe nazioni ormai è obbligatorio circolare con i fari accesi anche di giorno. Ora, per non mettere inutilmente sotto pressione l'impianto elettrico di auto ormai non più giovani, sarebbe possibile montare dei fari diurni che, almeno all'estetica,
ricordi di fare i fendinebbi anteriori che venivano montati ad esempio negli anni 80, trovo infatti esteticamente poco riuscita la soluzione di dotare le auto anziane di fari diurni moderni a LED, che poco c'entrano con la filosofia del mezzo. Tu sai, le Osram o altri specialisti del settore dispongono di questo equipaggiamento aftermarket. Un saluto a te e ai tuoi ragazzi, ciao Enrico. Allora, sì, ci sono. Dirti che sono belle è un'altra cosa. Allora, le macchine che sono concepite con i fari diurni, parliamo di automobili nuove o recenti, quindi sono integrate nella plancia. Nel paraurti, nel disegno dell'automobile. Però, sinceramente, montarci anche i due farettini a LED supplementari su una macchina d'epoca, per quanto bene voglio ai miei amici della Osram, no. Cioè, va bene tutto. Piuttosto gli monto delle lampadine di posizione, se proprio voglio, a LED, e le uso. Posso usarle come lampadine diurne, ma non vado a stuprare l'immagine dell'automobile. Se tu prendi fendinebbia, quelli grossi che si usavano, a parte che molte volte erano gialli, ma anche se erano bianchi, e tu li usi come diurne, non va bene. Perché sono fari fendinebbia, sono concepiti con il disegno e il taglio della luce per essere un fendinebbia. Quindi secondo me, se chi non ha la luce diurna, non bisogna metterla. Si può mettere una lampadina a LED di posizione che, credimi, non è una lampadina diurna, ma una lampadina di posizione a LED non c'entra nulla come potenza luminosa con una lampadina di posizione normale. Quindi per me ci potremmo trovare a metà strada, potrebbe essere una buona soluzione. Questa è un'ultima cosa che potrebbe essere una cosa utile. Ciao Gabri, spero. Saltando i convenevoli scontati, ma comunque veri, la domanda è giunta la notizia, ma non credo sia stata ufficializzata, di un possibile e probabile ritorno dell'Alfa Romeo Duetto. Lui mi ha inviato il link. Se in futuro si rivelasse corretto e uscisse veramente, cosa ne penseresti? Secondo me sarebbe una gran figata e potrebbe riscuotere un gran successo. Vorrei un tuo parere in merito, dato il tuo livello di altissima di conoscenza del marchio. Vabbè, ti ringrazio. Un abbraccio. Allora, secondo me potrebbe essere un'ottima idea. Mi piace quando rievocano le auto del passato. Guardate cosa è successo con la 500. Non so perché non lo facciano. Avrebbero dovuto fare la Fulvia nel 2003. C'era già il disegno col motore della barchetta e il resto. Era perfetta quella macchina. Ne avrebbero vendute una caterba. Non lo so purtroppo perché non lo fanno. Forse non posso neanche dire che sia una questione di marketing, perché forse la produzione costa più della resa, secondo loro. Lì purtroppo guardano il portafogli loro. E comunque sia, giusto o sbagliato che sia, sono sempre menti umane, giusto, che scelgono. E la mente umana può sbagliare. Come può azzeccarci? Perché loro non le hanno prodotte. Lascia perdere il duetto di adesso. Non le hanno prodotte, però dicono, sarebbe potuto essere un successo, poteva essere un buco nell'acqua. O magari poteva non coprire i costi. Si vede che, visto i tempi e il lavoro, vogliono andarci più piedi di piombo e produrre auto che purtroppo piacciono alla massa, o siamo sicuri che piacciono alla massa. Tra l'altro, ragazzi, non questa settimana che arriva, l'altra, dedicherò la puntata a una macchina molto particolare che a me piace, e sicuramente qua verrà fuori un boom di polemiche, che è la Delta 2 HF. Ve lo voglio anticipare perché mi piacerebbe parlare di questa macchina. È una parziale risposta a questa mail e sicuramente scatenerò un po' l'inferno con delle polemiche, però è giusto così. Ragazzi, vi voglio ricordare il raduno, vi voglio in compagnia. Chi ha voglia di passare una giornata insieme, non dimenticate di iscrivervi. Se avete dubbi, magari me lo chiedete anche a me, o magari sulla pagina dei fans del Gasi Garage scrivete tranquillamente, tanto dovrebbero essere tutti presenti gli organizzatori. Un abbraccio, buona domenica, ciao a tutti. Calda, però una buona domenica. Ciao!